Questa sera vorrei farvi il video dei miei acquistini. Oggi ho dato il penultimo esame e sono felicissima. Poi sono stata a casa a dormire un pochino e poi quando mi sono svegliata ho realizzato che avevo solo un'ora e quindi ho detto vabbè, oggi è l'unico giorno che ho disponibile per fare un giro per saldi perché poi finiranno e io da domani mi devo rimettere in clausura per l'ultimo esame che ho tra 12 giorni. E quindi ne ho approfittato, ho fatto il possibile per sfruttare al meglio quell'oretta a disposizione che avevo, sono andata nei miei negozi preferiti e ho portato a casa di tutto. Comunque, allora, partendo dagli acquisti un pochino più piccoli, ho preso un correttore di Kiko perché l'avevo finito e le occhiaie andranno sempre aumentando, e è la prima volta che compro un correttore di Kiko, tra l'altro. E poi ho preso questo matitone nero che mi ha detto la commessa che non, da quanto tempo non facevo così, che non va temperato e c'è lo sfumino anche dietro e poi si gira e la matita si allunga, che è tutto quello che ho su in questo momento. La luce, come al solito, non sarà delle migliori. Tra l'altro, ho realizzato che sono vestita esattamente come ero vestita un anno fa a gennaio quando vi ho fatto un video tipo o degli acquisti o dei regali di Natale, che è molto molto strano in questo momento, ora che ci penso. Partendo con gli acquistini, sono stata come primo negozio da Bata, in cui non avevo mai comprato un paio di scarpe. Ho trovato queste scarpe in super super offerta, costavano 80 euro mentre invece io le ho pagate 39, mi sembra. Sono degli stivaletti tronchetti che, allora, siccome sono addirittura d'arrivo, sto finendo l'università e mi sto laureando in giurisprudenza, sto facendo anche dei colloqui, o meglio, li inizierò dopodomani. Quindi ho dovuto puntare su un abbigliamento un pochino più serio e un pochino più elegante. Io purtroppo nel mio armadio ho delle cose eleganti, ma non sono cose da tutti i giorni, perché appunto prima ero pianista, diciamo, quindi un sacco di vestiti da concerto, tubini neri, cose eleganti, eleganti, che sì, posso metterle magari anche in studio per lavorare, ma magari metto proprio, non so, i tubini neri tutti i giorni, come dire. Allora, queste qui per esempio sono delle scarpe che sì, hanno un tacco, ma un tacco largo che comunque è comodo per tutto il giorno. Poi sono anche di pelle, quindi un pochino impermeabili e comunque mi alzano un po', e sono di un colore che sta bene un po' con tutto. E quindi ho pensato che fosse un buon match. Poi sono stata da Zara e ho comprato. Da Zara c'è stata la fiera dei blazer, ossia ho comprato tutte queste giacche, che adesso non diranno niente così, perché comunque c'è questa maglietta che è troppo lunga, e comunque sono così, si allacciano volendo. Questa l'ho comprata, è tipo in color grigio e ha dei dettagli in pelle qua sul colletto e qua sulle tasche. Può piacere o non piacere, a me non fa impazzire la pelle in generale, ma ho pensato che fosse un'alternativa, non so, un pochino più originale ad una giacca normale da tutti i giorni di questo colore. Poi ho comprato la stessa giacca, in realtà uguale e anche senza dettagli in pelle, così dico, se tanto da un giorno all'altro voglio cambiare o magari una si sporca, c'ho l'altra di riserva un pochino diversa. Ah, e poi anche qua i bottoncini, l'ultimo è diverso e ha questa asola ricamata di blu. Come vi dicevo, questa è l'altra giacca uguale a quella grigia, così dietro. E basta, uguale anche col taschino qua finto, con le tasche però così. Questa è beige, quindi un pochino meno funerea, chiara. Contate che tutte queste giacche erano scontatissime. Quelle lì di solito costavano tipo 99 euro. Infatti ero già entrata da Zara, avevo già buttato l'occhio sulle giacche perché comunque non ne ho, è una cosa che nel mio armadio non c'è mai stata. E quindi ho detto, prima o poi le dovrò comprare, anche perché poi io penso che buttate sopra un qualsiasi cosa hanno la capacità di rendere elegante qualsiasi outfit. Quindi mi piace molto come soluzione. Bene, quelle lì costavano 99 euro, io le ho pagate 30. Questa costava 60 euro, io l'ho pagata 40, e questa è la mia preferita. Poi ho comprato un Dolce Vita di questo colore grigio, perché anche questo lo metto tantissimo in inverno, ma la cosa bella di questo è che è di 100% lana, ma è sottilissimo, quindi può andare sotto una di quelle giacche, perché io d'inverno ho sempre paura di morire di freddo, quindi mi ingolfo con mille strati. In realtà questo qui è sottile, ma essendo tutta lana mi terrà caldo, e lo posso mettere tranquillamente sotto una di quelle giacche e sono a posto, senza milioni di golf, che non sono neanche molto eleganti. E questo qui costava
50 euro, e l'ho pagato 20. C'era anche nero e mi sa che tornerò a prenderlo perché ne ho bisogno. Comunque da Zara ho comprato anche un ombrello, finalmente un ombrello mio che non mi devo dividere con i miei genitori a chi primo esce meglio alloggia e si prende l'ombrello e gli altri ciccia. E poi di solito gli ombrellini piccoli a casa mia sono tutti scassati. Ecco, tutto, cominciamo bene. Questo invece si spera di no. Che poi è brutto, cioè ho detto alla commessa di prendermelo giusto perché era di fianco alla cassa e io non ho avuto neanche modo di vederlo. Però è brutto, è tipo un po' di similpelle, poi è tutto nero. Poi sono andata invece da Six e avevano ombrellini molto più carini con le farfalline, i pois, cose così, ho detto mannaggia, costavano anche meno. Va bene, poi sempre da Zara ho preso questo poncio verde, verdone, scuro, che contiene anche questo lana, quindi si spera che mi tenga freddo. L'unica cosa scomoda di queste cose è che come sono originale, è che queste maniche non so mai come farle stare dentro al cappotto. Comunque è così, ed è anche secondo me sotto alcuni punti di vista può essere considerato elegante, passare come elegante, non lo so, cosa dite? Non so, questo ci devo ancora un attimo pensare. Però è carino come colore, no? Sembra una mantellina. Da H&M invece ho comprato questo vestito che in realtà c'era anche nero, un po' stropicciato. Sembra molto scollato, ma in realtà non lo è più di tanto. Poi magari se mi piego si vede, non lo so, non ho fatto la prova onestamente. Ho fatto solo la prova a piegarmi così e dietro non si alzava tantissimo perché effettivamente è molto lungo. Io non sono abituata a portare vestiti così lunghi, è sotto il ginocchio. Ma ho pensato anche questo, che per il lavoro può andare bene, se comunque mi siedo magari non mi si alza tantissimo. E non lo so, un'alternativa un pochino più sobria ai vestitini estivi che porto di solito, che sono ultra corti. Sempre da H&M ho preso la mia felpa uguale a quella blu che già ho, che ho preso a Berlino, che mi ha aiutato a sopravvivere all'inverno berlinese. L'ho preso uguale anche di questo verde che mi piace tantissimo, e siccome appunto so che conosco l'uso che faccio di questa felpa, la blu ormai è lisa, ha tutte le maniche tipo sbocconcellate da quanto l'ho messa, e questa mi piace anche molto molto. Tutto ciò perché mia sorella al mio compleanno mi aveva regalato delle tessere buono da Zara, e invece a Natale mi aveva regalato appunto la carta regalo da H&M, quindi con la scusa di sfruttare le carte regalo sono andata da Zara H&M. Poi in dettagli se ho lievemente sforato il budget delle carte regalo. Poi last but not least ho questa borsa che ho preso da Six, che questa non era in saldo, costa 25 euro, ma è il mio tipo di borsa preferito perché ha queste, ha il manico non troppo piccolo ma neanche troppo grande, che posso dunque portare sia così tipo prelievo del sangue sia così, e ci sta. Di solito io le borse mi accorgo sempre delle pecche che hanno dopo un po' che le ho comprate, quindi dopo averle sperimentate per un po', e so adesso bene o male cosa richiedo in una borsa, e il fatto è che abbia queste taschine interne tipo per il cellulare, per il lucidalabbra, per le tessere dei mezzi, così che io possa prendere velocemente, cioè non cose da frugare nella borsa. E poi invece un'altra taschina con la zip in più, quindi dove tengo i miei segreti. E quindi va bene, questo è tutto, sono i miei acquisti di oggi. Non so se ne farò altri, non credo, perché mi libero il 27 gennaio, quindi forse dopo i saldi saranno già finiti o non troverò più cose molto convenienti. Vi saluto e vi mando un bacione, ciao!